Buongiorno a tutti gli olivicoltori delle province di Rimini, Forlì e Cesena. Siamo giunti al quindicesimo notiziario olivicolo dell'Emilia-Romagna del 12 aprile 2024. Come sempre un saluto da parte dell'AIPO OP e dell'Associazione Frantoiani e Olivicoltori dell'Emilia-Romagna. La fase fenologica di questa settimana è in accrescimento dei germogli apicali e laterali degli olivi, con inizio evidenziazione dei palchi fiorali. Azioni agronomiche di difesa fitosanitaria. Proseguono le potature e la maggior parte degli uliveti è in buono stato vegetativo, con terreni e piante mediamente ben idratati. Se non già eseguito, va completata la concimazione primaverile con la somministrazione al terreno di azoto, utile nelle prossime fasi vegetative. Oramai siamo alla metà del mese d'aprile ed è possibile ricorrere anche alla concimazione fogliare, che può compensare eventuali mancanze di microelementi come il boro, il manganese e lo zinco, oltre che far fronte a transitorie carenze di macroelementi come l'azoto, il fosforo e il potassio, ed essere utile per momenti di necessità. La concimazione fogliare consente una rapida assimilazione e traslocazione dei nutrienti, come gli azotati, i fosforo-potassici e i concimi organici associati a microelementi. In piante lesionate da rogna dell'ulivo, per limitare la formazione di nuove infezioni, potrebbe rivelarsi utile la distribuzione di fertilizzanti induttori di resistenza, contenenti microelementi in varia forma, a base di zinco e rame, tipo il Tentamet, o corroboranti come il propoli oleoso, il distillato di legno o composti a base di alghe. Passiamo ora alla difesa fitosanitaria, tignola dell'olivo. In questa settimana si inizia il monitoraggio con trappole attrattive per la prima generazione antofaga. Cecidomia, continua il controllo del parassita. La verifica delle galle che sono visibili sulle foglie mostra parassitizzazioni da insetti antagonisti mediamente del 18-20%. Cimice asiatica. Gli adulti sono usciti dai siti di svernamento e si stanno trasferendo sugli alberi. Al momento non è da attuare alcuna azione a contrasto. Parassiti fungini. L'attuale andamento stagionale, particolarmente asciutto, limita il verificarsi di infezioni da parassiti fungini. Si ricorda purtuttavia che, concluse le potature, come azione disinfettante delle ferite, va eseguito un intervento fitosanitario con prodotti rameici. Esempio, il solfato di rame alle dosi di circa 0,8-1 kg per ettaro, pari a 400-500 grammi a ettaro di sostanza attiva. Ed ora un saluto e un arrivederci al prossimo notiziario olivicolo dell'Emilia-Romagna.